questo nuovo video. Io sono Chiara, lui è Fede e oggi siamo tornati con un classico, lo spacchettamento. Oggi da Temu, vedete il pacchetto già un pochettino aperto perché dovevamo controllare che ci fosse tutto, però c'è tutto. Quindi adesso è arrivato il momento. Io direi le nuove cosine. Allora, io direi la prima cosa che possiamo vedere è la cosa per cui abbiamo fatto l'ordine, che è la cosa per i guinea pig. Che è la cosa che non sta dentro il pacco perché volevamo controllare e poi non si riesce più a rimetterla dentro. Perché è molto grande. Allora, voi dovete sapere, forse alcuni di voi lo sanno, che abbiamo dei porcellini d'India, ci sono anche dei video sul canale, e a me piace creare, a quello che vorrei fare, creare un ambiente molto puccioso, carino, colorato. Quindi volevo comprare delle copertine oppure dei tappetini tipo da doccia. Mm-hmm. Quella era l'idea, dei tappetini da doccia. Poi avevamo trovato delle cose carine che vi ho già messo in video passati. Insomma, volevamo implementare la collezione di tappetini e copertine varie. Abbiamo comprato il tappetino in un negozio ed era uno di quei tappetini belli morbidi, soffici, che funzionano benissimo perché i porcellini d'India fanno tutti i loro bisogni e poi soprattutto la pipì si asciuga, non li bagna e non sporca troppo i tappetini. E poi si lavano, quindi sono riutilizzabili all'infinito. Esatto. E su Temu ci sono un sacco di tappetini da doccia ma anche tappetini normali e allora abbiamo provato a comprarne uno. E chi è stata solo 3 giorni a scegliere. Sì, molto tempo, perché lo volevo sufficioso. Questo è quello che è arrivato. Allora, io in realtà non lo volevo così, perché ormai l'abbiamo già visto. Allora, parliamo intanto del colore, che non so quanto renda. In foto sembrava un bellissimo rosa super luminoso. No, non è rosa luminoso, questo è rosa grigio, è tutto buio. E non mi dite lascialo un po' all'aria che tornerà bello rosa. No, perché come i tappetini per il mouse gigante che ci ho messo 7 anni a scegliere, quei tappetini, quelli che riprendono tutta la scrivania, rimangono con questo tono grigio, quindi no. E soprattutto poi sembrava super sufficioso, invece non dico che sia duro, però non è l'effetto che volevo. Questi io. Sono quelli che si usano in cucina di solito, esatto, non sono quelli per il bagno. È che prendendolo grande c'è questo rischio, perché di solito quelli da bagno non li fanno così grandi, ma la metà, come abbiamo preso noi. Sì. Però grandezza ci siamo, partiamo dalle cose positive. Il costo è comunque sui 10-15 euro questo genere, sì, di tappeti. No. Avevamo anche lo sconto per quello che abbiamo preso. Sì. Quindi in realtà è costato meno di 10 euro. Quindi non so neanche se provarlo con i porcellini, perché allora non è soffice tanto, ma il problema non è quello, è che non è assorbente. Secondo me se il porcellino d'India qui fa la pipì, dopo 3 secondi gli si bagna tutto. Tu dici lo proviamo a usare noi in cucina, vediamo se tiene l'acqua. Ma in cucina è anche peggio perché fa un pantano. Ma secondo me questo assorbe un po', Cioè, qua c'è la gomma che non va oltre. Sì, però ormai ed è antiscivo. E allora lo mettiamo all'ingresso. Ma se facciamo una prova ci verso sopra dell'acqua? Eccoci qua con il nostro bicchiere preso all'Eurospin, adesso facciamo la prova. Metti poco, ma non si vede lì. Sì che si vede. Aspetta. Ah, è stata assorbita. No, aspetta, c'è ancora la goccia. Ma dagli un attimo. Cioè, una goccia di pipì è già... Ma quanto fa un guinea pig così? Non so se si nota. Però guarda che dietro non c'è neanche la goccia. Sì, ma io non voglio che il pavimento sia asciutto, voglio che il culetto del porcellino sia asciutto. Questo va bene se ci metti sopra i tappetini. Bisogna sfruttare le cose. No, sono brava a comprare i tappeti su internet. Ecco, mettiamo via l'acqua che manca solo quello. Va bene, detto questo. Però non abbiamo dato vi aspetto voto. Nei commenti per avere la vostra opinione, perché ci sono rimasta malissimo. Però non abbiamo dato il voto. Dai un voto, Chiara. Ma allora, il prodotto non c'entra nulla con la mia idea. Magari il prodotto va bene, ma per un'altra idea. Ecco, poi possiamo parlare del colore? Il colore, che dovrebbe essere bello, 2. Colore, sì, diamo un voto basso, direi 3,5. Dovrebbe essere luminoso. Beh, adesso metti al sole. Passiamo al prossimo prodotto, posso fare la pesca? Facciamo la pesca. Abbiamo questo aggeggio. Quella è la cosa più bella. Questa è la cosa più bella. Allora, questo è il nostro caro amico, semplice, il nostro caro amico poggiacuffie. Semplice e pratico.
pratico. Però mettiamo i gommini. Un po' traballante. Ma no, ma le cuffie non si muovono. Proviamo. Allora, questa è una cosa che io cercavo da un po' di tempo. Ho visto all'IKEA, ho visto in tanti posti, però nessuno mi convinceva. Perché poi ho visto... convincevano? Boh, uno costava tanto. Due, c'erano tutti quelli con i LED luminosi e a me non serve perché non poi mi interessa. Poi avresti un filo in più. Già c'ho le cuffie con i LED e li devo spegnere ogni volta perché si attivano. Poi si quelli con i LED hanno anche i fili per i LED. Allora, adesso facciamo comparire le cuffie. Eccole qua. Vediamo se questo porta cuffie. Ma quindi gli altri non ti convincevano per il prezzo e solo per il LED? No, anche... beh, allora, questo non sapevo che era così leggero, però altri erano anche leggeri. Ma poi quello in metallo non lo volevo perché ho detto poi mi graffia le cuffie. Questo qua... allora, qua non hanno messo... io però, gommino. Se qua tu ci metti un po' di colla e tu incolli, sì, è, sì, la svolta. E qui, se noi mettiamo un gommino, quelli sotto le sedie, tipo quello che ho messo qua sotto, probabilmente non si rovina. Proviamo, da che parte è più grande di qua? Eh? È lui! È perfetto! Certo, devi un attimo capire... attaccato. Sì. Ecco. Ecco, lo metti su. Ecco, questo è il prodotto finale. Allora, in realtà le cuffie si dovrebbero appendere diversamente. Quanto è costato? Pochissimo, 1,50 euro. Li vale tutti. L'importante è che non tocchi. Ma poi se tu devi spostarle, vedi, basta fare così. Vabbè, per 1,50 euro possiamo accettarle. Voto? 6. Io gli do 7 perché qualità-prezzo direi che mi ha convinto più di quelli che ho visto. Uno perché è proprio in plastica. Comunque è stabile. Sì, guarda, sì, ho posso dire. Bene, prossimo prodotto. Allora, questo è un pezzo fatto da tanti pezzi. È trasparente! Sì. E se è trasparente, voi sapete che cosa vuol dire. Perché abbiamo costruito assieme questa vetrinetta super trasparente, quindi si prospetta una scaletta super trasparente. Ma l'hai comprata proprio uguale alla mia? No! Questa è 1, 2, 3, 4 ripiani. Sì, l'ho comprata perché non in questa vetrinetta, ma nell'altra che è a casa mia ho tantissime statuine. È una vetrinetta a casa tua? Sì. Ah, è vero. E quindi sono messe tutte dritte. Ho detto, se io le metto a livelli... allora, questo non ve lo montiamo. Perché poi ci dopo lo montiamo. Ci mettiamo 7 giorni. No, sì, però vi mostro... se voi vedete quel video che Chiara vi metterà... in descrizione. Vedete come viene la scaletta che è già lì dentro, che come vedete non la vedete perché è super trasparente. Questo è un bellissimo prodotto e vi lascio sotto anche il link. Sì, tanto è lo stesso, cioè ho comprato solo la versione, quella con 4 ripiani, esatto, posto che 3. Perché e vi ricordo che se voi fate un ordine su Temu e entro un mese il prezzo si abbassa, voi ritornate ogni tanto sull'app a controllare, perché se il prezzo si è abbassato vi ridanno i soldi di quanto si è abbassato, tipo costava 1 euro e dopo entro un mese arriva a 50 centesimi, vi ridanno 50 centesimi, quindi mi raccomando, state allerta, controllate ogni giorno perché ogni giorno si può abbassare, il giorno dopo aumentare. Allora, prossimo prodotto. Questo è un prodotto che io volevo da tantissimo tempo. Da tantissimo tempo io sono andato a Lucca e non avevo questa cosa, sono andato al Decathlon. Ma scarpe, mi chiedo, ma se tu hai dei soldi da spendere su te, ma perché compri sta roba? Ti ricordi che prima di andare ma a Lucca... ma non le metterai mai! Ma come? Le ho provate, sono bellissime. Non ho dubbi, ma non le metterai mai. Come no? Sì che le metto. Allora, io quando vado a Lucca, puntualmente un giorno diluvia, almeno uno. Io ho le scarpe che sono di tela perché mi trovo bene. E abbiamo provato anche il giorno, che la settimana che eravamo a Lucca, pioveva ovviamente, a mettere il prodotto antiacqua. Quello che voi comprate si spruzza per diventare le scarpe antiacqua. Ecco, se prima c'era il mare, nelle scarpe avevo il fiume, quindi non è cambiato niente. Allora, aiutato un po', se sono due gocce aiuta, ma questo è bellissimo perché... andavamo a fare il video in questi giorni che c'era Pasqua e Pasquetta, abbiamo avuto ovunque, dovevamo piove. Provarli. Piove fuori. No, appena smesso. Appena smesso. Ma domani c'è il sole. Vabbè, questo sarà un video in cui faremo, proviamo le ciabatte, i copri di io scarpe. Però se fossi stato al produttore le avrei fatti un pelo più alte. No, ho provato, sono top. Di solito le fanno più basse. Possiamo provarle? Io le ho provate, mi sta. Queste sono perfette per le mie scarpe. Ho preso ovviamente la XXL.
Ma c'erano le taglie? Sì, è solo che i cinesi hanno i piedi piccoli e quindi ho preso la XXXL che c'era scritto 43. Che... sì, c'era scritto che arrivava fino a 45 e ho fatto fatica a trovare perché in quasi tutti facevano fino alla XL che era scritto fino a 41 nei commenti. Ma loro dicevano di più. Ma secondo te un 45 ci sta qua? Dipende dalla scarpa. Se sono quelle scarpe tipo le mie, sì. Se sono quelle scarpe da basket grosse, no, perché da qua non sta. Ok. Però quindi secondo voto? 9. Aspetta, bisogna provare con l'acqua, ma io sono molto fiducioso che qui l'acqua non passi oltre. Al massimo ti lascio un po' umido. Nei prossimi video vacanze barra Luca scoprirete se hanno funzionato. Secondo me, il mio pronostico, Fede, o se le dimentica o non ha coraggio di andarci in giro. No, c'erano altre che erano più brutte. Queste erano le più belle, a me piacevano. Perché poi anche... ah, e quanto sono costate? Queste ho pagato 2,61 euro, ma poi si è abbassato il prezzo, quindi di fatto ho pagato 2 euro. Bene, bene. Allora, prossimo e ultimo prodotto, un prodotto piccolino. Ta-da! Un cavetto. Un cavetto. Questo è un cavetto per Chiara, è un regalo. Molto. È uguale al mio cavetto. No, vero? Questo c'era scritto che era super veloce. Ogni volta Chiara si lamenta che il suo cavetto carica lento. Proviamo subito se è super veloce. Perché io avevo un telefono Huawei che... mannaggia a loro che hanno avuto tutti questi problemi e ora non possiamo più comprare i telefoni Huawei, ma avevano la ricarica super iper extra straveloce. E avevano 120. Il cavetto adeguato a loro. Senti com'è bello. Cioè, no, è bellissimo, no, sicuramente non si spacca. Adesso proviamo subito. Lo compro anche io questo. Allora. Come sai se carica veloce? Perché me lo dice. I telefoni Huawei vi dicevano se non andava bene. Questo va bene. Questa la carica davvero veloce. Vediamo un minuto se si carica. Ha già fatto 1%. Ti lascio qua sotto in descrizione il commento fatto ancora meglio perché adesso lo proviamo un attimino, cioè se non dovesse caricare come sta caricando super veloce vi avviso sotto e vi lascio il link. Vi lascio il link perché questo cavetto fantastico, iper lungo che verrà attaccato alla presa e vi arriva fino al letto sicuro. E, bello. Una volta ho regalato a Chiara un cavetto ed è rimasto il suo cavetto preferito per tipo 4 anni perché era lungo come questo, sì, solo poi no. Si è rotto perché ovviamente più... e quindi ho comprato questo comunque, che questi qua di solito durano di più rispetto ai cavetti normali. No, questo cavetto guarda che è durato tantissimo. Sì, questo sì. È il cavetto originale di Huawei. Qua è stato morso da un porcellino, ecco, ma hai resistito. Questo carica ancora, qua si è un po' spaccacchiato tanto, però carica ancora. Sì, ecco. Però ogni volta prendo paura. È il mio cavetto preferito. La scossa. Vediamo quant'è. Guarda, guarda, già adesso si è salito. 28, ho già fatto 2%. Sì, questo è il cavetto del secolo. Direi che va bene. Grazie, Fede. Quanto è costato? Questo l'ho pagato tra i 2 e 3 euro, adesso non mi ricordo esattamente, però ho detto faccio l'investimento perché era quello lungo. E questo qua non è mai sceso di prezzo, anzi è solo che è aumentato. Quindi! Guarda che si è asciugato, Ma dov'era il bagnato? Dall'altra parte, dove eri tu? Si è asciugato. Si è asciugato. Ok, allora, aggiornamento dopo 10 minuti, si è asciugato, però resta di colore grigio e non è così veloce ad asciugare come mi doni un porcellino, perché il porcellino deve avere sempre il culo asciutto. Ma fa lì e 10 minuti è poco, quando metti i tappetini a volte resta bagnato per molto più tempo. Allora, io vi parlo dal futuro, io comunque ho provato a mettere il tappetino, vediamo un po' come va, poi io vi aggiorno qua sotto nella descrizione che aggiorno nei prossimi giorni e comunque faremo un video con i prodotti piaciuti e non piaciuti di AliExpress, così e poi sapremo veramente com'è andata con questo tappetino, comunque almeno la grandezza è giusta. Bene, quindi per questo video è tutto, voi sapete che noi facciamo tanti video diversi, tanti che riguardano AliExpress e Temu e spacchettamenti vari, e quindi noi ci sentiamo qua sotto nei commenti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao.